Ciao, sono Marcella e sono felice quando guido, quando viaggio in giro per il mondo, quando vado ai concerti dei miei cantanti preferiti, quando vado sul lungomare a mangiare la pizza. Sono felice di fare queste cose insieme a me, anche se non cammino come gli altri, anche se non ho gambe belle come le modelle o agili come un atleta, perché io guardo oltre le mie difficoltà motorie e se non avessi guardato oltre avrei perso di vista la parte migliore di me. La parte migliore di me siamo appunto io e me. Perché io sono me e i miei desideri. Io sono quella che non cammina come gli altri, ma me è quella che guarda oltre quello che si vede e guardando oltre le sue gambe esaudi i suoi desideri. Io e me è anche il titolo del mio libro autobiografico. Io consiglio a tutti di leggere Io e me, ma soprattutto consiglio a tutti di guardare oltre quello che si vede per vedere la parte migliore che c'è di tutto e di tutti, senza soffermarsi all'apparenza. Allora, la passione per la scrittura, cioè, l'ho sempre avuta probabilmente, però ho iniziato a scrivere dopo la morte di mio padre. Dopo la morte di mio padre ho avuto l'esigenza di tirar fuori delle cose e l'ho fatto. Infatti, ho tre libri qui con me. Uno è questo, che è un libro, diciamo, autobiografico. Un libro autobiografico, ovviamente non vuole essere una mia autobiografia perché io non sono nessuno. Voglio solo parlare di mio padre, di mia madre, del paese che mi ha ospitato in Calabria, dove mio padre faceva il medico, e di tanti personaggi che vivevano in questo paese. Ogni paragrafo è aperto da frasi delle canzoni di Franco Battiato, che è il motivo della mia vita, il motivo sottofondo musicale della mia vita. Poi ho scritto questo libro invece, questo, Incontri. Ok, questo ci ho pensato tantissimo a proporlo perché è un libro un po' particolare, dove parlo di mie esperienze particolari, incontri, ma non a livello, diciamo, di questa dimensione, una cosa un po' particolare. Ciao, sono Daniela Merola, sono una giornalista, blogger e scrittrice. Sono una presentatrice TV e anche speaker radiofonica. Mi sono occupata di comunicazione sin da quando ero ragazza. Ho già 20 anni alle spalle di comunicazione e ho scritto questo libro che potete vedere ora qui. In questo libro io ho voluto trattare, l'ho preso da un'ispirazione per una storia vera e ho deciso di scrivere un libro, chiaramente cambiando nomi e location. Ho deciso di ambientare questo libro in Molise, in un paese immaginario che si chiama Monte Ventoso, dove ho trattato praticamente di anaffettività genitoriale e ho trattato di rabbia compulsiva e di gesti autolesionistici. Ho voluto assolutamente che passasse il messaggio di grande forza, comunque di una grande tenacia, perché nonostante Marta Renzulli sia una donna che non si ama e non vive bene il suo modo di essere, il suo modo di vivere, è una donna che però resta tenace, una donna di grande a modo suo di grande forza interiore. E quindi per me era molto importante passare un messaggio sociale di donne che nonostante tutto, nonostante il loro enorme bisogno di fame d'amore, loro sono riuscite a restare aggrappate a questo soffio di vita. Dovessi dire, la passione per la scrittura sono nata con la passione della scrittura. Ho scritto da sempre. Il libro Minella nasce proprio da una spontaneità. È una storia vera. Minella è realmente esistita. Ed io, attraverso questa storia d'amore, ho voluto diciamo, rappresentare tutto ciò che ha vissuto questa donna straordinaria, che ha fatto parte anche della mia vita. Minella è una donna coraggiosa, una donna che ha dovuto affrontare due guerre mondiali.
ha affrontato le guerre razziali e quindi io ho approfittato di parlare della sua storia anche per ricordare che ancora oggi purtroppo esistono discriminazioni, esistono prevaricazioni, esiste diciamo la lotta all'omosessualità come se fosse qualcosa che non, di cui vergognarsi o bandire, insomma, ecco. Salve, sono Gabriella Silvana Mozzone, sono una scrittrice emergente che è ben lieta ed onorata di partecipare a questa fiera sulle note del tuo libro. Ho cominciato così timidamente a presentare i miei elaborati a diversi concorsi letterari. Ho avuto la fortuna di vincere diversi primi premi, ho avuto menzioni d'onore, poesie finaliste degne di pubblicazione per quello che ho diversi libri di antologie. Faccio vedere il mio libro che ho intitolato non a caso Il colore dei pensieri. Il colore dei pensieri perché sono i miei, sono le mie emozioni, sono le mie sensazioni, sono il mio amore per la natura, per i sentimenti, per l'amore, per gli animali, per i ricordi del passato. Ci sono diverse poesie che parlano appunto, che toccano questi argomenti e quindi e poi un'altra cosa, io oltre i racconti brevi che faccio a me piace tanto scrivere mantenendo le rime, perché è una cosa, cioè, più forte di me, le rime praticamente mi sembra che mi chiamano e quindi lo devo fare così. Salve a tutti, mi chiamo Giustina Pnisci, provengo dal Kosovo e sono molti anni che sto in Italia e oggi siamo qui per presentare il mio libro Una speranza nel cuore, cioè la mia prima pubblicazione, è un libro che si parla tanto sui rapporti interpersonali, sicuramente molte persone potranno rivedersi nella protagonista, magari dopo aver lottato ciecamente per un amore che poi è fuggito facilmente, lasciando tanto dolore. E inoltre è un libro che fa riflettere molto sul ruolo della donna all'interno del matrimonio, quindi quando diventa un oggetto di violenza e umiliazione da parte dell'uomo e di una società matriarcale. E dopo aver pubblicato Una speranza nel cuore, ho molti altri libri in cantiere, diciamo, ancora non pubblico il secondo, però sto lavorando e continuo a scrivere, che è una mia passione, insomma. Sono Antonio Pulcini, esercito la professione di avvocato cassazionista qui a Roma. Ho avuto, insomma, sempre il desiderio di comunicare e quindi scrivere un libro, per cui ho pensato di collaborare grazie alla fortuna che ho avuto di poter essere assistente parlamentare negli ultimi 5-6 anni al Senato, quindi mi è venuta la passione di controllare con tutti i provvedimenti normativi che venivano fatti in tema di sovranità monetaria. Questo mi ha portato ad approfondire queste tematiche e tutta un pochino anche la storia politico-economica del nostro paese. Ho ritenuto di collaborare e quindi scrivere un testo che si chiama La sovranità al popolo, rimedi e soluzioni per la ripresa economica, dove affronto chiaramente tutto il tema della perdita della nostra sovranità monetaria che si è avuta poi a partire dal divorzio tra Banca d'Italia e Ministero del Tesoro. L'obiettivo è quello soprattutto divulgativo e di informazione, perché
all'interno di questo testo, che è anche un libro inchiesta, ci sono tutti i passaggi che hanno portato alla perdita della nostra sovranità monetaria, dove chiaramente io propongo anche soluzioni che possano ricreare quel sistema sinergico, quello sviluppo per poter rilanciare la nostra economia. Questo mi ha portato oggi a elaborare un progetto associativo che si chiama CILP Italia, nel quale l'obiettivo è di ricreare un sistema sinergico tra consumatori, imprese e liberi professionisti, che farà da volano per il nostro paese, per tutte quelle categorie che oggi sono un pochino in sofferenza. Chiaramente c'è anche nei progetti quello di scrivere la seconda parte, il secondo volume di questo testo, questo è il primo e quindi parteciperò sempre con la mia casa editrice Serena che ha questo secondo manuale e mi auguro ecco, di poterne dare presto notizia. Mi chiamo Francesco Zampacavallo e ho 31 anni, sono la mia prima pubblicazione con questo libro e sono la prima mia fiera. Sono laureato in lettere all'Università di Bologna, alla Magistrale di Bologna in lettere moderne e poi mi sono occupato di giornalismo, editing e correzione bozze per una casa editrice. La mia passione per la letteratura mi è venuta paradossalmente ai tempi delle superiori, proprio perché noi odiavo seguire le lezioni e in qualche modo invece di seguire le lezioni mi sono dedicato alla lettura dei libri durante le lezioni e quindi me ne sono mangiati talmente tanti che alla fine mi è venuta una grande passione per la letteratura in generale. Ho iniziato nel periodo delle superiori il mio percorso letterario. Quando sono arrivato all'università mi sono messo in gioco scrivendo una gran quantità di racconti che non ho mai presentato a nessuno né fatto leggere a nessuno e li ho tenuti, come dire, nel cassetto. Poi un giorno mi sono sentito pronto per presentare appunto la mia prima raccolta di racconti a degli editori, finché non ne ho trovato uno, per l'appunto Bertoni Editore, un editore di Perugia che mi ha dato fiducia con questo libro, In cerca di guai. Questo libro è in qualche modo un libro sperimentale, in qualche modo maledetto e non per tutti, dove pensavo la voce dal libro. Ok, metto qui. Ok, sì. Sì. Ok, l'ho detto il nome dell'editore, sì. Bertoni Editore. Fino a quando un editore di Perugia, per l'appunto Bertoni Editore, non mi ha dato fiducia per pubblicare questo libro, che non è altro che una raccolta di racconti. Una raccolta di racconti molto eterogenei fra loro, sia per quanto riguarda le tematiche trattate, sia per quanto riguarda i generi letterari affrontati. È un'opera sperimentale, molto forte, ricca di sesso, sangue, molta violenza, per la quale ci vuole un gran pelo sullo stomaco per leggerla e quindi adatta ad un pubblico relativamente di nicchia. Ma è un'opera con la quale ho voluto mettere in gioco e sperimentare tutte le mie possibilità espressive. Per l'appunto il fil rouge di tutti i racconti è la ricerca di guai e per l'appunto ciascun protagonista di ciascun racconto deve cercare di dare un senso alla propria esistenza mettendosi nei guai, compiendo un salto nel baratro e gettandosi nell'avventura.
per uscire dal proprio sistema di riferimento ormai obsoleto e trovare un significato alla propria esistenza. Qualcuno riuscirà a salvarsi, qualcuno perderà la propria sanità mentale e qualcun altro morirà, ma tutti quanti i personaggi si dovranno mettere in cerca di guai per uscire dalla situazione in cui si trovano, ormai invivibile.